Hello guys, Koto here e bentornati su un nuovo video di My Hero Academia The Strongest Hero. Oggi andremo a parlare di degli indizi che potrebbero indirizzarci verso i prossimi personaggi giocabili di questo gioco. Vi ricordo che le mie reaction sui pool di Oaks sono sul mio Instagram, quindi link in descrizione, andatemi a lasciare un follow, che sono in live ogni sera alle ore 21, quindi anche in questo caso link del Twitch in descrizione, andate a lasciare un follow e venitemi a salutare, di lasciare like e di iscrivervi nel caso non l'avete ancora fatto, e noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora ragazzi, per tutti quelli che utilizzano ancora Facebook, sicuramente avrete visto questo post. Praticamente quando ci salta fuori la pubblicità di My Hero Academia The Strongest Hero, vedremo questa immagine di Tabi con le sue skill, le sue carte consigliate. Quindi per quelli che ancora non ci credevano, Tabi sarà un personaggio giocabile su My Hero Academia The Strongest Hero. Non si sa quando, ma potrebbe tranquillamente uscire dopo Oaks. Nel caso siate dubbiosi sul pullare Oaks o aspettare per Tabi nel caso uscisse, mi raccomando, aspettate gli ultimi giorni in cui avremo sicuramente più informazioni sui banner a venire. Abbiamo già visto in passato dei gameplay di Tabi, quindi non era veramente un mistero il fatto che prima o poi sarebbe arrivato, ma dopo questo post ufficiale su Facebook, secondo me, dato che stiamo comunque parlando ancora del mese degli eroi, eccetera, può essere Aizawa, Shigaraki, Stain, Hooks e poi, dulcis in fundo, Tabi. Secondo me può essere un pattern abbastanza plausibile. Voi cosa ne pensate? Lasciate un commento qui sotto. Dopodiché, spostiamoci un attimino su Twitter, più precisamente sull'account del nostro amato Zuro, il leaker di fiducia. Zuro, dataminando questa versione del gioco, ha dataminato delle frasi che riguardano Genist. Non si può ancora dire se sarà un personaggio giocabile oppure solamente una support card. E appunto qualcuno gli ha inviato questa immagine dalla pubblicità di Facebook. Quindi ragazzi, Facebook, best posto per andare a trovare i leaks su My Hero Academia The Strongest Hero, a quanto pare. Secondo me Genist come personaggio giocabile potrebbe avere delle skill veramente molto molto interessanti. Come support card invece mi aspetto uno snare, quindi una carta che immobilizza il nemico davanti a te. Ma sinceramente, dopo aver parlato di Tabi, non posso hyparmi per Genist. Scusatemi, tutti i fan di Genist, se esistono, scusatemi, non me ne volete a male, ma Tabi è l'amore. Scrivetemi cosa ne pensate di queste due cose qua sotto nei commenti. E nel caso siete arrivati fin qua nel video, commentate con hashtag GGFacebook, sempre qua sotto nei commenti. Vi ricordo ancora una volta che streamo ogni sera alle ore 21, quindi lasciatemi un follow al link in descrizione e venitemi a salutare. Lasciate like e iscrivetevi nel caso non l'abbiate ancora fatto. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out.